What we do here is go back, 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 back. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi sul canale di Pringiluca Tech e come mi avete chiesto nell'ultimo video parleremo della Virtual Laser Keyboard. Ma prima vorrei parlarvi di un nuovo format che avrei intenzione di portarvi qui sul canale. Questo non è altro che un video riguardante la mia giornata tipo passata con uno dei 4 prodotti tecnologici da me recensiti nei video precedenti. Basta lasciare un mi piace qui sotto e per i prossimi 4 video quello che riceverà più mi piace, quel prodotto sarà protagonista della mia giornata tipo. Detto ciò, passiamo a parlare della Virtual Laser Keyboard. All'interno della confezione troveremo, oltre alla protagonista di questo video, ovvero la vera e propria tastiera, troviamo un manuale di istruzioni rigorosamente in lingua inglese e un piccolo cavo micro USB per la ricarica, un po' particolare, di cui ve ne parlerò dopo. Il suo design è molto curato, i materiali certamente non sono premium, ma è bello vedere che hanno utilizzato una plastica nero lucida per la parte frontale e hanno rivestito il bordo in una gomma soft touch dove trovano alloggiamento, il tasto di accensione e l'ingresso per la ricarica. Ricarica che avviene in circa 2 ore e mezza tramite il comodo cavo micro USB fornito in dotazione. Ma su questo fate attenzione, il cavo è un po' diverso dagli altri, dato che l'ingresso è un po' più lungo. Quindi scordiamocelo di poterlo ricaricare con un cavo micro USB generico. Abbiamo parlato della ricarica e quindi non possiamo non parlare della batteria, che ha una durata di circa 2 ore. Per accenderla e avviare il pairing basta schiacciare il tasto di accensione. Una volta fatto ciò, ci spostiamo sul dispositivo con il quale vogliamo connettere la tastiera e basta andare nell'apposita sezione Bluetooth e collegare la tastiera al dispositivo. Detto ciò, si può pensare che questa tastiera può sostituire tranquillamente una tastiera magari meccanica o una tastiera di ultima generazione tipo quelle Apple Keyboard o qualcosa del genere. Ma così non è. Questa tastiera infatti non è così rapida e intuitiva come le tastiere prima elencate. Infatti consiglio vivamente di utilizzarla al fianco al nostro laptop o al nostro desktop per collegarla al nostro smartphone o tablet. Purtroppo il video finisce qui. Noi ci rivedremo sempre qui sul canale di Pringiluca Tech, ma se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale qui sotto, seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter e magari cliccare sulla campanella in modo da restare aggiornati su tutti i miei nuovi video. E vi raccomando, date un occhio al format di cui vi parlavo. Noi ci rivedremo sempre qui sul canale di Pringiluca Tech con il prossimo video.